Poracci, visto che ultimamente abbiamo parlato di passato e di Dreamcast, era giusto omaggiare in solo risposte sbagliate una delle serie sportive arcade più belle di sempre. SoftDev non è stato il primo a riconoscere Virtua Striker 2, ma almeno l'ha scritto correttamente. Striker e non Sticker. Tra le risposte sbagliate ne ho scelte due. Premio sia la cruda immediatezza di Virtua svuota tasche che il poetico romanticismo del tirare fuori le lire, il festival bar e il winner taco. In entrambi i casi chi c'era sa. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ad avere una media Metacritic di 100. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché parleremo del GOTY 2022 e poi anche di God of War Ragnarok. Nel mezzo analizzeremo anche i dati di vendita giapponesi. Insomma, come al solito, tantissime cose di cui discutere e pochissimo tempo a disposizione. Prima di iniziare però, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poro. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto. Visto che oggi parleremo di una delle recensioni più attese dell'anno, non vorrei che passasse in sordina un'altra uscita importante, ovvero quella di It Takes Two su Switch. Con le recensioni del titolo di Azelight possiamo finalmente farci un'idea di come gira il titolo su console ibrida per rispondere all'annosa domanda. Il prezzo da pagare per poter giocare in portabilità è adeguato? La risposta è sì. Non aspettatevi nulla di sconvolgente da questo porting. Anzi, il titolo mette in mostra tutte le problematiche che ci si aspetta da una conversione per Switch, tra cui texture a bassa risoluzione, risoluzione adattiva tendente verso il basso e qualche calo di framerate di troppo. Ma si tratta di normale amministrazione e non c'è nulla di veramente problematico da segnalare, se non fosse che in alcuni frangenti lo split screen in portabilità rende difficile da leggere l'azione. Ma questo è più che altro un difetto strutturale e non di Switch. Quindi, se avete avuto la pazienza di aspettare, per voi la portabilità è un elemento fondamentale, non fatevi scrupoli e prendete It Takes Two su Switch senza problemi. A proposito di giochi che verranno oscurati dall'uscita di Ragnarok, ma vogliamo parlare dell'ultimo trailer di Sonic Frontiers? Per evitare spoiler vi lascio semplicemente il link in descrizione e non aggiungo altro. Vi dico soltanto che per questo trailer finale hanno alzato l'asticella della drammaticità verso livelli inaspettati. Una mossa bella rischiosa che però presenta un prodotto ben diverso rispetto a quello che ci è stato mostrato con i primi gameplay. Io a questo punto non so più che pensare e sappiate che ho anche dovuto rifiutare per problemi di tempo la possibilità di recensire il gioco in anteprima. Non sapete quanto mi sto mangiando le mani. Vabbè dai, tiratemi su. Che effetto vi ha fatto quest'ultimo trailer? Quanti di voi hanno giocato a Ghost Trick Detective Fantasma? Si tratta di un'avventura grafica sviluppata dallo stesso creatore di Phoenix Wright, Ace Attorney, che è considerato un po' un titolo cult di fine ciclo vitale del DS e stando a dei recenti rinnovi di copyright avvenuti in Corea, sembra che Capcom, tramite GamePia, il suo publisher locale, abbia intenzione di fare qualcosa con il titolo. Io non l'ho mai provato, ma sono sempre rimasto affascinato dai suoi sprite in 2D animati in modo molto fluido. Chissà, magari ce lo troveremo fra poco su Switch. E voi avete mai giocato Ghost Trick? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Ci sono infatti importanti novità per Sparks of Hope. Ubisoft ha infatti iniziato a svelare di più sul Season Pass del titolo e ne emerge uno scenario che sembra puntare a un effettivo ritorno della sua mascotte storica. Sapevamo già che il Season Pass di Sparks of Hope, acquistabile su eShop a circa 30 euro, sarebbe stato tripartito e un suo terzo sarebbe stato dedicato a Rayman. Ora abbiamo molte più informazioni a riguardo, come mostrato in questa infografica. Il Season Pass sarà spalmato nell'arco del 2023 e il primo DLC, intitolato Tower of Doom, aprirà l'anno con una nuova modalità di gioco incentrata sui combattimenti. Insomma, dal titolo non è difficile immaginare
crearsi una struttura a livelli dove al progredire di ogni piano gli scontri diventano sempre più difficili. C'è però una particolarità: questo DLC sarà esclusiva del Season Pass e non potrà essere acquistato singolarmente. Un po' una fregatura per chi non voleva cedere alla tentazione della Gold Edition. Gli altri due DLC invece potranno essere acquistati singolarmente anche se non se ne conosce il prezzo. DLC 2 introdurrà una nuova porzione di storia, con un nuovo nemico e un intero nuovo pianeta da esplorare, e quindi immagino nuove missioni, puzzle e un incremento del level cap. E per finire, DLC 3 introdurrà Rayman, in una sorta di side quest dove si utilizzeranno solo Rabbid Mario, Rabbid Peach e appunto Rayman. Una scelta particolare che un po' mi ricorda il Future Connected di Xenoblade, ma anche, se vogliamo, un precedente in casa Ubisoft, il DLC di Immortals Fenyx Rising, che cambiava completamente l'ossatura del gameplay, quasi si trattasse di un seguito. C'è infatti chi sta ipotizzando che questo terzo DLC sia una sorta di apripista per un futuro ritorno di Rayman, un test per vedere se la star dei platform si adatta bene a questa struttura di gioco inaugurata con la serie di Mario Rabbids. E se ci pensate come prospettiva, non è affatto male. Il gameplay di Sparks of Hope è così convincente che non mi dispiacerebbe affatto vederlo declinato anche in altri contesti con altri brand. Bisognerà però aspettare ancora un anno per vedere cosa ne uscirà fuori. Voi intanto cosa pensate di fare? Acquisterete il Season Pass? È giunto il momento di commentare i dati di vendita relativi alla settimana scorsa in Giappone, un territorio molto diverso dalla nostra realtà ma che da sempre dà uno spaccato fondamentale sui trend del momento. Come si sta muovendo il pubblico giapponese in questo periodo segnato da numerose uscite di rilievo? Beh, abbiamo una classifica completamente rivoluzionata rispetto ai precedenti 7 giorni. In cima c'è sempre Splatoon, che ora è ufficialmente il gioco più venduto in Giappone nell'anno corrente, con più di 3 milioni e 200 mila copie, ma al secondo posto entra in netto stacco rispetto alla posizione più bassa del podio Bayonetta 3, con ben 41 mila copie vendute. Persona 5 Royal tiene botta in nona posizione, rimanendo nella top 10 anche questa settimana, mentre i restanti 7 titoli sono tutte delle new entry. Switch domina anche dal lato software, ma ben 4 posizioni sono occupate dalle versioni PS4 e PS5 di Star Ocean The Divine Force, in fondo siamo nella patria dei JRPG, e di Call of Duty, anche questo un successo che trascende qualsiasi coordinata geografica. Ma è sul lato hardware che c'è stata una vera e propria rivoluzione. Non solo PS5 standard è l'hardware più venduto della settimana, ma se andiamo a sommare le vendite totali dei due modelli di PS5, otteniamo oltre 38.000 unità vendute, mentre Switch e Switch OLED insieme raggiungono le 37.000, pareggiando i conti se si aggiunge anche quanto ottenuto con la Lite. Un segno chiaro. Sì, quando Sony riesce a rifornire gli stock, la console va a ruba, ma al tempo stesso il trend calante di Switch, visto in Occidente, lo possiamo iniziare a osservare anche in madrepatria. Insomma, sono sempre numeri impressionanti, ma come ormai ci ripetiamo da un po' di tempo, ora che la next gen finalmente inizierà a ingranare, Nintendo dovrà giocarsi per bene le sue carte. Oggi alle 5 si sono rotte le acque, è iniziato il Ragnarok, il conto alla rovescia verso la fine del mondo vabbè, avete capito, sono uscite le recensioni di God of War Ragnarok. E come era lecito aspettarsi, ci troviamo di fronte a uno dei giochi più importanti dell'anno. Innanzitutto non credo di aver mai visto la critica internazionale così compatta nell'assicurarsi di ripetere allo sfinimento che la recensione proposta non avrebbe contenuto alcun tipo di spoiler. Un'impostazione giusta, anche se forse un po' esagerata, che porta a un risultato dove ci si muove tra dei testi così generici e vaghi che si assomigliano tutti quanti un po' troppo, esasperando la tendenza della stampa a confezionare dei testi asettici e impersonali. È anche vero che si tratta di un gioco che si vende da solo, e in questo caso le recensioni dovevano essere una semplice rassicurazione, una formalità nel confermare che sì, ci troviamo di fronte a un altro mezzo capolavoro, proprio come il God of War del 2018, che non stravolge la formula di gioco ma la migliora sotto ogni punto di vista, ottimizzato da Dio, sia per old gen che per next gen, con una grafica spaccamascella, pieno di opzioni di accessibilità e di personalizzazione dell'esperienza, poi longevo, profondo nelle meccaniche di gameplay e con una trama che eleva tutto quanto a un livello ancora superiore. Tra l'altro apprezzo tantissimo che questo sia un capitolo conclusivo e non un momento intermedio di una trilogia, e nonostante la densità di contenuti e situazioni, non solo sono state evitate le ripetizioni che appesantivano la progressione del primo capitolo, ma inoltre non sembrano esserci momenti filler, né dal punto di vista narrativo né da quello puramente ludico.
Io trovo un po' fastidiosa l'impostazione del lungo piano sequenza, ma se fino ad oggi pensavo fosse una scelta adottata per mascherare i tempi di caricamento, a quanto pare è più una scelta di design che una necessità stringente. Almeno questo è quello che emerge dalla recensione di SkillUp, e devo dire che forse è l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso. In ogni caso, siamo lì, nell'Olimpo dei giochi più incensati e premiati del 2022, a un passo da Elden Ring, e a questo punto la vera battaglia finale per il GOTY è facile pensare che sia fra questi due titani. Considerando anche i precedenti storici, ai TGA nel 2018 il GOTY è stato God of War, mentre l'anno successivo Sekiro, stavolta non sarà facile pronosticare chi ne uscirà vincitore. Secondo voi, Ragnarok batterà Elden Ring come GOTY 2022? Quanti di voi stanno aspettando con impazienza il Day One? E questo paracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate i bravi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Ragna, Michele Rock. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ad avere una media Metacritic di 69. Nice.